Benvenuti. Questo è Miss Piancuala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi. Tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sei arrivato a me. Assolutamente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te. A comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni. E piano piano risali, studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri, anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza, unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace, amore ed energia. Yeah, l'hai appena detto! Eccoci qui in un nuovo video. Il ritorno dalla pausa pasquale. Della pausa pasquale, questa è la resurrezione di Gesù Cristo, di Gesù Cristo, e diciamo che ha portato cose interessanti a Gollo, veramente cose interessanti, una serie di poesie, di farisei. Alcuni di voi mi hanno scritto in privato chiedendomi: ma che ne pensi di quello che è successo il Dalai Lama? Non mi esprimerò. Ma stai guardando la mia faccia? Non mi esprimerò su tutto quanto, non mi esprimo su quello, mi esprimo su Trevignano, perché diciamo che hanno trendato queste cose, hanno trendato, cioè diciamo che i farisei si sono autoscaccati da soli. E quindi, cioè, la cosa invece mi ha stupito positiva è stato aprire la mail e trovare diverse richieste di consulenze, corsi da parte dei maschietti, perché dovete sapere che il 99% delle richieste è sempre femminile per via del fatto che a livello mondiale i maschi, ahimè, sono quelli ancora più nel sonno egoico, ci sono più risvegli femminili che maschili, ok? Purtroppo per via di varie cose che ho già parlato nel canale, soprattutto quando ho spiegato le energie femminili e maschili e così via, quindi sono quelli purtroppo, ahimè, che fanno più fatica a risvegliarsi. Quindi sono stata piacevolmente colpita di vedere nel mio amato greggetto di pecorelle sacre avvicinarsi dei maschietti. Oggi voglio andarvi a leggere due storie e parlare, due storie successo, due mail, ok? Di una persona che ha iniziato un cammino appena adesso e una persona che invece già da tempo sulla strada e procediamo. Dai, con che inizio? Con quella che ha appena iniziato. Con quella che ha appena iniziato. Sono contenta che vi è piaciuto il video dove ho detto dove vi ho dato dei niente, in inglese dei suggestioni, ma che suggestioni suggest e dei consigli dei cose, dei film da guardare. Sulla questione del virtuoso, sbrigatevi perché a fine mese lo tolgono su Prime a gratis. E allora, andiamoci a leggere questa qua. Allora, questa persona è da un po' nel club, è da un po' nel Team Koala, quindi mi segue da parecchio tempo, però solo adesso si è decisa. Cioè, la cosa bella è che si è letta una storia di successo di una persona
compostato, e io ecco perché posto le storie di successo, perché possono essere veramente di aiuto, di spunto, di riflessione, di anche incentivazione e così via. E in seguito a quello che se l'è letta, che poi questa persona parlava di tutt'altro, parlava, e ha deciso insomma di investire su se stessa e cominciare davvero a darci dentro. Ma è accaduto tutto dopo un evento, ahimè, traumatico, perché è sempre così, l'ennesimo ceffone che uno prende e questa volta non ce la fa a ritirarsi su da terra, e è proprio quello il momento della goccia che fa traboccare il vaso, che finalmente iniziate un lavoro su di voi, perché siamo veramente in capatosta, ok? Siamo veramente in capatosta. L'universo, il Dio in voi, il sé interiore, la vostra anima non sa che cazzo inventarsi veramente per togliervi dall'egemonia del vostro ego, perché magari voi preferite stare veramente da una brace, però è una brace che conoscete, ok? Siete abituati, non vi accorgete che molti di voi vivono proprio nell'abitudine della sofferenza, del dolore, dell'accontentarsi. Cioè, siamo una società amalgamata che ci hanno amalgamato il corso dei millenni ad accettare un grado di sofferenza che non è veramente richiesto, previsto, non, cioè, non task consigliato al medico, cioè, capite quello che voglio dire? Invece siamo proprio assoggettati a subire, a tollerare, anzi, forse più che subire, a tollerare un certo grado di dolore, di sofferenza, di punizione e così via, ok? Questo poi ne parleremo, perché proprio anche la religione, ma in generale, vi fa comprendere che quando una persona muore, spesso si dice va in un mondo migliore, va in un posto migliore. Cioè, purtroppo il piano terreno è stato trasformato in un vero e proprio inferno. Non andate a cercare Inferno Ghizzo, Coletti, il Forcone, Fiamme, è già qua. Il triste è che è già qua. Abbiamo reso un Eden, l'abbiamo reso già un inferno, ok? Cioè, basta che vi guardate all'interno, non vi dico accendiamo il TV, cioè il TG, ok? Allora lei mi dice: ha acquistato il corso autostima. Mi ha scritto di botto dopo la prima cosa, dopo la prima ascoltata, ok? Allora mi fa: ieri sera nel letto ho ascoltato tutti i tuoi file audio e da quando sono in piedi sono la colonna sonora di queste ore. La prima volta che ho ascoltato la meditazione, perché nella corsa d'autostima inclusa una potente meditazione, ho pianto, mi sono agitata, mi so ho pianto, mi sono sentita agitata e spaventata. Poi sono passata agli audio del corso e ho sentito paura, una profonda sensazione di demerito, colpa per la scelta del mio compagno di lasciarmi e molta rabbia. Così ho capito quanto lavoro devo fare su me stessa, perché non posso e non voglio credere di non riuscire a farcela. Ho preso un quaderno per gli esercizi, ma senza ansia da prestazione, come dici tu, costanza e ripetizione ogni giorno, tutto il tempo necessario. Mentre ripetevo le parole della meditazione, mi sono sentita la poverina di turno, vittima di se stessa, anzi del proprio ego, e ora mi è tutto chiaro. Non è facile guardarsi dentro e vedere che la causa del 3D, delle cose che non vanno, sono io. Fino a quasi 2 mesi fa avevo una relazione autentica da favola, che sapevo di meritare, sentivo che era la prima storia diversa da quelle avute, che ero riuscita a manifestare proprio perché ero migliorata io dentro. Ti giuro, credevo che non sarebbe finita, che lui non mi avrebbe mai pensato di lasciare, ma sono qui a cercare di credere che sotto sotto, ma sono qui a cercare di credere che sotto hanno lavorato al posto mio, nonostante fossi già su un buon cammino di risveglio. Farò ciò che devo fare e così via. Allora, questa email è interessante, molto, molto, molto interessante, perché innanzitutto è normale, e non è la prima volta, che quando voi ascoltate, spesso vi succede con una meditazione, c'è chi scoppia a piangere, chi proprio si sente male o altro, perché io canalizzo molto, non solo nelle consulenze, nei corsi, cioè io canalizzo costantemente un'energia, cioè. Io sono una persona, e me ne accorgo anche con le persone accanto a me, che non ci stanno sfumature del grigio. O mi ami o mi odi, nel senso che quando viene a contatto con la mia energia, ok? O le persone mi si appiccicano, cioè stanno lì e le vedi che ti osservano in un certo modo, cioè lo vedi che ti osservano, ti stanno intorno in un certo, cioè hanno bisogno di quell'energia, oppure le vedi, proprio come soprattutto capita con quelle proprio nel sonno egoico, ne sono triggerate orrendamente, ne sono, ok? Quindi è normale che quando ascoltate una cosa mia che vi fa, il vostro ego cosa fa, ok?
Il vostro ego, ve l'ho già detto, quando vede che voi cominciate a prendere coscienza, quando vede che vi state risvegliando, le metterà in campo tutte quante, ok? Tutte, 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 nella maniera più subdola, bastarda, le metterà in campo tutte quante per tenervi a sé. Quindi vi caricherà la dose delle paure, dei dubbi, delle ansie, delle emozioni, cioè vi farà aumentare. È normale che quando cominciate un cammino su di voi avrete notato un innalzamento, un abbrutimento delle emozioni, cioè più ansia, più agitazione, più tristezza, più angoscia. Cioè sembra che è come alzare volume, da un volume basso 10, cioè sembra che le cose vanno. Cioè, avete presente come quando siete stati parecchio in un posto buio, tipo al cinema, uscite dopo 2 ore di film al buio e. Cioè, ecco, il vostro ego fa questo, cerca in tutti i modi di accecarvi, ossia di tenervi con sé. Quindi che cosa fa? Peggiora tutto, in modo che, e questo è lo scalino difficile, che a tanti purtroppo si bloccano, in modo quindi vi fa vedere le cose peggio, vi fa sentire peggio, ma anche a livello fisico. C'è il famoso effetto spurgo, di cui non se ne parla abbastanza, riguarda anche l'effetto fisico. Fisico. Assolutamente. Riguarda anche quello. Riguarda. State male anche fisicamente. Cioè, vi si accentuano più dolori, cioè, proprio potreste star male di testa, di stomaco, di intestino. Cioè, è proprio una questione di spurgo, ok? Vi sentite a pezzi fisicamente stanchi, come se vi fosse passato sopra un carro armato. Cioè, vi sentite questo? Vi sentite? È normale. La sensazione che provate di, appunto, mi sale l'ansia, mi sale l'agitazione, mi sale questo, mi sale. È tutto triggato dal vostro ego perché cerca. Regalo, famo pure noi fra umani, no? Quando ci stanno quelle situazioni, che ne so, di malate, perché quello sono, malate di gelosia, ok? Di gelosia, di possessività, dove la persona incute terrore nell'altro, magari quell'altro è no, non andare, non fare, se ti succede questo, accade questo, tu sei mia o tu sei mio, non puoi, non facciamo, dove noi tendiamo, cioè dove noi tendiamo a chiudere la persona. Perché non vogliamo che abbia certe esperienze, che magari, cioè, quindi mettiamo addosso delle paure, se poi te ne penti, e poi ti succede questo, e poi succede quello. È come ci sono dei genitori molto apprensivi, ok? Che magari il ragazzino può andare solo sotto casa, ma cominciano lì a dire no, e poi te raffreddi, e poi devi quello, e poi succede quello, e se te passa la macchina sopra, e se te passa questo, e se te passa. Cioè, capito? È bene avere ovviamente un po' di sana, come posso dire, cioè di sano protezione, ecco, io la chiamo più protezione, ok, verso la persona che noi amiamo, di qualsiasi tipo di relazione sia. Però purtroppo spesso e volentieri invece si trasforma in possedimento, fino a che poi sfocia in cose orrende, tipo assassini e così via, ok? Quindi cosa facciamo anche noi fra umani? Mettiamo paura al prossimo in modo da bloccarlo, in modo da tenerlo a noi, cerchiamo di influenzarlo, condizionarlo a non fare quella tale cosa. E come fai? Mettendogli paura. Mettendogli paura, mettendogli delle paure addosso, così che quelle paure addosso, quel senso generale di ansia, incapacità e così via, frenerà la persona da fare quello che la persona si era messa in mente di fare. Vi sarà capitato purtroppo nel vostro piccolo di avere qualcuno in famiglia, o anche purtroppo, ahimè, a essersi attratti dei partner che non vanno aiutato se non giù pa' la discesa. Ok? Quindi vi hanno frenato, vi hanno tarpato le ali, vi hanno caricato di più paure. Ecco, noi lo facciamo fra umani, figurate, ovviamente, guidati al nostro ego, e cosa fa il nostro ego quando vede che voi cominciate a fare un lavoro su voi stessi? Va in panico perché sa che il suo regno è in decadimento, sta perdendo la presa su di voi, quindi comincia a mettervele tutte. E, no, e non è la prima volta che io ho riportato casi che sentono la mia voce distorta, sentono fischi. Il vostro ego è capace di pilotare la vostra mente, e se ve vuole fa vedere nero, che invece che bianco vi fa vedere nero. Non capite il potere che ha il vostro ego? È enorme, è enorme, è enorme, enorme, enorme. È capace di farvi dimenticare cose, è capace di manipolarvi, subdolo, è capace, capacissimo. Quindi non è la prima volta che può succedere che voi ascoltate qualcosa di me e sentite repulsione. Cioè, questa persona mi segue da parecchio, la conosco, ok? E so che mi segue da anni.
Quindi conosce il mio metodo di insegnamento, conosce comunque sia la mia voce, conosce la mia energia, eppure eccola qua. E non è fresca novella del coso, del canale. No, no, la conosco che è parecchio tempo, eppure al primo ascolto ho pianto. Il pianto è liberatorio. Il pianto è la vostra anima che sta di Dio sì cazzo, amen. Oh, amen, amen, amen. Il pianto è liberatorio. Il sentirsi agitata e spaventata riguarda, torna a ripetere sempre, il vostro che sta lì a dire se poi te ne, il famoso se poi te ne penti, se poi te ne penti, se poi te ne penti, se poi te ne penti. Quindi sentire paura è normale, sentire paura, sentire repulsione, sentire agitazione, sentire il trigger, cioè la vostra, il vostro ego, anche nei giorni e settimane successive che voi lavorate su, ecco perché io vi dico, insistete, non smollate, non smollate. Perché cosa succede? Quando voi, tanti purtroppo, ahimè, perché questa cosa non viene spiegata, cioè, smollano, che succede? Che l'ego stavolta non si farà più fregare, quindi sarà ancora più duro dover riniziare. Tanti che smollano, poi non riprenderanno, non si riavvicineranno più alla legge di attrazione. O magari tra tanti anni, dopo altre tante batoste, e succede l'effetto che si scivola ancora più giù. No? Sapete come era illustrato l'inferno a Dante, no? Ancono che andava in giù, andava, si sprofonda sempre più giù, si sprofonda perché l'ego, ovviamente, cioè già una volta rischiato che cazzo, oh, tu te risvegliavi e riprendevi dominio su te stessa e me spodestavi da sto trono, e cioè, mo stavolta no, che rincaro la dose, e ancora di più. Ecco perché persone che si sono avvicinate alla legge di attrazione, magari vengono da me, e questo gli è successo anni fa con altri coach, libri o altro, mi dicono che hanno passato cioè. Se quando anni prima si erano avvicinati per migliorare un pochettino, adesso, dopo che hanno smollato, durante quegli anni gli è successo di peggio, cioè di cotte crude, perché l'ego rincara la dose proprio per creare l'inferno personale, per tenervi ancora più imprigionati dentro, creando anche quella sensazione di punizione della serie, ho provato qualcosa di nuovo, ho sbagliato, non dovevo. In alcuni, come ho già spiegato in un altro video, si scatena anche l'effetto del ma sono tirata io, o sono andata a toccare cose, a studiare cose che portano IEL e così via. C'è anche l'effetto scaramantico che si può attuare in alcuni di voi. Ora mi dice, la seconda come parte, mi dice. Mi sono sentita la poverina di turno, la vittima di se stessa, e questo è un altro gioco dell'ego per farvi bloccare, ok? L'ego aumenta la dose. Mi sa che questo video lo divido perché forse diventa troppo lungo. L'ego aumenta la dose. Guardate che, cioè, non trovate, cioè, veramente, seriamente, non trovate qualcuno che vi seziona e vi spiega, perché tanti di voi passano questa roba. Quindi io vi sto spiegando realmente quello che vi succede, ok? Quindi ascoltatemi bene, ascoltatelo più volte questo video, prendete veramente appunti, perché, cioè, senza falsa modestia, vi sto dando qualcosa che avrei voluto io spiegare, perché non sapete io le volte che purtroppo, ahimè, ho perso tempo per smollare o altro, perché non c'era un cazzo di nessuno che spiegava quello che stava succedendo, ok? Lei, ascoltando la mediazione, il corso, si è sentita vittima di se stessa, la poverina di turno, ok? Questo è un altro gioco che fa il vostro ego. È normale che quando voi aprite l'occhio sulla questione e collegate i puntini, come nel gioco da settimana enigmistica, cioè avete giocato al gioco dei collega i puntini, ecco, è normale che voi vedete che siete artefici della vostra disgrazia. Al 99,9% del periodico siete artefici della vostra disgrazia, perché avete albergato, e non ve ne siete accorti, certi credo madre su cui non avete lavorato, che sono andati, che erano proprio in background, perché ovviamente se noi cresciamo sentendoci dire sempre la stessa cosa, poi noi ci diventa abitudine, ci diventa normale, cioè, è come, no, ci fanno pure le pubblicità, no? Quando sei in una stanza e c'è un odore, a un certo punto l'odore, anche che magari è forte, dopo non te ne accorgi più perché il naso si abitua, ok? Quindi solo un'altra persona provenendo fuori da un'altra stanza potrebbe entrare di Madonna che puzza. Cioè, la persona non se ne accorge, purtroppo succede anche con gli stessi umani, quando le persone se lavano, spesso e volentieri non se ne accorgono, perché, cioè, di puzzare, cioè, persone, cioè, ad esempio, alle superiori io avevo un amichetto che non si lavava proprio, non si lavava, puzzava che era terribile, ma lui non se ne accorgeva, perché era, fa ridere, però la verità, era abituato al suo tanfo, cioè, era abituato, nonostante tutti noi. Io dicevo, perché era una cosa, raga, immonda, immonda veramente, era una cosa immonda, cioè, però
non se ne accorgeva. No, se passano quelle fasi ai superiori, succede spesso, non so perché, ai maschietti che non hanno voglia di lavarsi. E, ringraziando Dio, poi dopo riprendono il cervello e poi si lavano. Può succedere pure con le femmine, ufrina, insomma, cioè, così. E quindi ti abitui, ok? Quindi voi che succede? Non vi accorgete, non vi accorgete che portate avanti in automatico questi credo negativi, però quando voi aprite gli occhi su voi stessi e cominciate ad analizzare quello che vi è successo, vedrete che escono fuori questi credo madre negativi. E che cosa accade? Il vostro ego prova a utilizzare a suo favore il lavoro che state facendo per smontarvelo. Quindi comincia a dirvi, a farvi fossilizzare e farvi sentire la pora deficiente di turno. E coi sensi di colpa, colpevolizzarli, quindi cerca di utilizzare quello che state facendo, ok? Per affossarvi, per cioè farvi cadere ancora di più nella tristezza, è molto furbo. Utilizza quello che state facendo a suo favore per crearvi altra energia negativa. Perché l'ego ha bisogno dell'energia negativa vostra. Quindi quello che fa è. Questa che ha visto. Ah, beh, ha visto che si è fatta schioppare tutto quanto col fidanzato perché albergava dei credo negativi su che avrebbe prima o poi tradita, avrebbe prima o poi. Beh. Hai visto? Tizia, tizio, hai visto? Beh, guarda un po' che casino che hai fatto. Sei proprio una stupida comunque. Mamma mia, sei proprio stupida. Già. Beh, è normale che è andato con l'altra. Sì, ti sei accorta che tu albergavi la questione che sei incesso perché sei incesso effettivamente. Anche stupida comunque sia. Cioè, hai causato tutto questo? Mamma mia, guarda che cazzo di casino che hai fatto. Ma non ti vergogni? Cioè, io fossi in te veramente mi nasconderei dal resto del mondo. Cioè, oddio no. Hai ragione a sentirti veramente un cesso, stupida. Sì, ne hai proprio ragione. Cioè. Ma guarda che c'è un altro credo negativo, zia. Guarda qua pure che casino che hai fatto. Cioè, no, guarda che non ti riprenderai più. Vedi che infatti lei mi dice. Aspetta. A un certo punto mi ha scritto o me lo sono inventato io? Aspetta. Oh, mi ha detto. Ecco. Tant'è che vedi che questa è proprio scritta a lei, come dice: così ho capito quanto lavoro devo fare su me stessa perché non posso, non voglio credere e non riuscire a farcela. Questa è proprio la frase scritta al vostro ego. Perché l'ego sta lì a dire: guarda che caciara che hai fatto, guarda che casino che c'è, guarda che veramente bordello che c'è, tu pensi davvero di farcela? Proprio stamattina ho ricevuto un DM di una persona che mi diceva quando è che arriverò cioè io non ci arriverò mai al tuo livello, beata te. Non solo un DM, c'era pure tra i commenti di sotto una mia foto che ho postato forse lunedì. Una diceva quando ci arriverò al coso, un'altra mi diceva io non sto a concludere niente. Cioè questa è proprio roba del vostro ego. Il vostro ego vi fa guardare una persona e vi fa di sì, quando ci arrivi a quel livello? Sì, vabbè. A solida, ciao, cioè, invece di e lo fa per farvi desistere perché è normale che se io un granello lo faccio diventare una montagna, tu cioè, ti dici, ma quando affitto? Quando affitto? Questa fase è estremamente delicata. Ecco perché io insisto sempre, vi dico, non smollate, non smollate, perché è estremamente delicata. Perché il vostro ego, che cosa fa? Cerca di metterle in campo tutte furbescamente, anche usando contro di voi il lavoro che state facendo per liberarvi da. Cioè, per liberarvi da esso, vi rendete conto quanto è ingegnoso? Cioè, vi rendete? È veramente come si dice un parassita. Come cazzo cerca in tutti i modi di sopravvivere? In tutti i modi? In tutti i modi. Cioè, se noi ci andiamo a ripensare a quello che è successo a Gesù nel deserto, cioè, il diavolo, che non è altro che la rappresentazione dell'ego, del suo ego, attenzione, veniva lì a dire: te posso far fa questo, te posso dare tutto il mondo sotto i piedi tua, te posso buttare sotto da rupe, te posso tenere in sollevamento. Cioè, andava a sfidare qualcuno che già sapeva di essere nel pieno potere divino, ma lo andava a sfidare usando la sua convinzione contro di lui. Ok? Usando la sua convinzione contro di lui, cercando di instillare in lui il dubbio che certe cose potesse o non potesse averle. Cioè, quindi usava la convinzione, la coscienza di Gesù contro cioè, contro se stesso.
Capite? È estremamente subdolo. E lo fece anche nel momento della croce, cioè. Usava, cercava, l'ego passerà tutto il tempo a cercare dei punti deboli, dei punti dove può farvi breccia, dove può farvi, ok? Quindi, ripetendo, è normale, all'inizio sentirsi agitati, che c'è un aumento di energia negativa, il vostro ego vi sta a scuote. Vi cerca in tutti i modi di peggiorare le situazioni in modo che voi smollate, di peggiorare voi stessi che vi sentite male in modo che voi smollate, no? È come quando una persona si disintossica, non mi sono mai disintossicata, non ci ho mai avuto dipendenze, però che succede? Sembra che i primi tempi, cioè state così tanto de merda che ovviamente torni a cercare la, che so, la droga, perché così te togli da sto dolore. Ti togli da sto dolore che coinvolge tutto, che coinvolge corpo, mente, tutto. Capite? È un gioco subdolo che fa l'ego. Intensifica tutto in modo che voi. Intensifica tutto in modo che voi. E ahimè, purtroppo succede spessissimo. Smollate subito a dire: oddio, che sto a fa? Oddio, che. Cioè, oh Madonna, che sto a fa? No? È così? È un po' la sensazione, io la chiamo la sensazione dell'acqua fredda. Vi sarà capitato, che ne so, se state magari parecchi al sole, altro di tuffarvi in acqua o entrare in acqua e Dio mio, gelato, cioè la temperatura del vostro corpo che ha caldato tutto quanto e quella del mare, cioè e magari volete uscire, però se piano piano poi vi acquattate tutto quanto, poi dopo state lì per ore perché ovviamente il corpo si adegua la temperatura dell'acqua e cioè è soltanto i primi minuti che state lì che se sembra che le braccia oddio che la panza dentro fa la sparì veramente cioè, è normale ok per cui io vi sto dando delle metafore in modo che voi ve le potete registrare e capire e la seconda fase è quella di cercare di smontarvi e di farvi salire ancora più sensi di colpa perché così che fate gli producete sempre più energia negativa quindi bene o male luce campa e soci campa tranquillamente, ok? Quindi è normale che vi butta giù, vi fa sentire in colpa. È normale, normale, normale all'inizio guardarsi. Noi siamo cresciuti nel puntare il dito verso il prossimo, quindi è colpa di tizio che mi ha lasciato, è colpa di tizio che mi ha fatto soffrire, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Cioè, ad esempio, mi ci metto pure io. A me succedeva, io passavo tutta una vita a dire peste e corna degli uomini. Dicevo peste e corna agli uomini perché gli uomini mi trattavano in quel modo, non mi volevano, oppure mi offendevano, mi perculavano, dicevano cose orrende su di me e così via. Cioè, quando però, ahimè, non è stato piacevole, perché lo riconosco che non è stato piacevole, cioè, io lo capisco perché sono strane le vostre scarpe. Quindi io capisco che guardare in faccia è colpevole di tutto questo, poi colpevole, sei huge word, è una parola grossa, cioè comunque guarda chi cazzo è stato, non è facile di, beh è normale che mi dicevano brutta grassona, così è, io stessa mi reputo quello, è normale che mi dicevano manco morto con te che sei un CS, io mi reputavo quello, cioè, però dovete fossilizzarvi sulla questione, fossilizzare sulla questione di. Una volta che sono arrivata a capire questo, sì, posso passare il momento del povera me, come sono stata stupida, però accorgetevi anche, scaricate la colpa da serie, era il mio ego, parlavo per bocca del mio ego. Adesso mi sono risvegliata, quindi posso fare un lavoro su me stessa e cambiare la questione, semplicemente. Cioè, prendetela come una benedizione, lo so che lì per lì non è benedizione, io non torno a ripetere, questo è un processo lungo, è un processo lungo. È un processo lungo perché voi siete stati decenni, decenni, decenni sotto scacco del vostro ego. Non potete pensare di cavarvela in un mese, due, tre, come tanti coach vanno fa credere. Ci sono state persone che mi hanno detto: ma tu la fai troppo lunga. Va bene. La faccio troppo lunga. No, perché è più facile. Basta la solita cosa. Ripeto frasi e va bene. Però. Ahimè, vorrei davvero che fosse così. Vorrei davvero che fosse che io la faccio troppo lunga, ma non è così. Non è così. Perché poi, quando vai a vedere, ahimè, queste stesse persone bazzicano ancora in giro, da canale a canale, con gli stessi problemi, perché scrivo sempre le stesse cose, gli stessi problemi, ok? O alcune addirittura sono tornate da me, dopo tempo,
cioè, io non è che giudico altro, però cioè, mi sono sentita pure dispiaciuta. Addì, c'avevi ragione. C'è un percorso, c'è un cammino. Se fosse stato tutto così risolvibile, cioè Gesù sarebbe venuto, avrebbe detto una frase e ci avrebbe salutato a tutti. Che è, regà, ripetete questo e con questo diventerete, manifesterete quello che cazzo volete. Ma non è così. Non è così. Ahimè. E ormai lo sapete perché cioè, ci stanno centinaia, ormai migliaia di testimonianze che ho raccolto nel corso di questi, ormai andiamo con i 4 anni di questo canale. E, la questione che lei dice, fino a quasi 2 mesi fa, vivevo una relazione autentica da favola, che, cioè, dovete capire che c'è sempre un perché le cose accadono. Se davvero era tutto così perfetto, la relazione si sarebbe smontata. Se davvero era tutto così perfetto, la relazione entro si sarebbe smontata. Quindi non era perfetto. C'erano evidentemente sotto dei credo. Anche il fatto che diceva, sentivo che, la mia che era la mia prima storia diversa, che ero riuscita a manifestare proprio perché ero migliorata dentro. Ti giuro, credevo che non sarebbe finita. Che lui non avrebbe... Cioè, sono cose su cui io, cioè, su cui lei stava riflettendo e quindi cosa ha fatto? Il problema è che voi non vi accorgete, continuate a ripetere dei loop karmici, anche il semplice confrontarsi costantemente e dire, ah beh, vedi, ieri avevo... Cioè, voi non fate altro che andare nel passato, fare un bagno, riportare le energie nel presente. Cioè, non comprendete quanto può essere subdolo, il vostro ego lo fa... Il vostro ego opera 24H, ok? Anche quando voi siete super disciplinati, il vostro ego è sempre lì in background, non muore perché è voi, morirà quando voi trapasserete fra 1.000 anni e andrete nell'aldilà, l'ego non c'è, ok? La parte terrena la lascerete qua, col vostro corpo. Quindi cosa succede? Che opera 24H in background, pure che voi siete super disciplinati, opera 24H in background, perché torna bene, pensiamo al maestro che comunque era nella presenza. 24H, però comunque di tanto in tanto un diavolo, ossia l'ego, veniva a rompergli i coglioni. Era 24H, l'ego era 24. Ti pare che se il maestro non era capace, capite? Dunque, anche il fatto di confrontare sempre le cose e dire guarda ieri, guarda oggi, guarda ieri, guarda oggi, guarda ieri, guarda oggi, non ci accorgiamo che ci porta anche. Sapete, è come quello che fanno, che ne so, alcune persone che magari si confrontano al fidanzato che c'hanno, o alla fidanzata che c'hanno adesso o quella che c'hanno ieri. Quella ieri cucinava meglio questa adesso, o quella adesso cucina meglio quella ieri. Cioè, fanno sempre. Ci sono purtroppo persone che fanno costantemente dei confronti. Fanno. Cioè, è il loro modus vivendi. Fanno costantemente cose. Anche questo fatto, ok? Ti giuro, credevo che non sarebbe finita. Perché dovevi pensare che è una cosa finita? Cioè, l'essere umano, di sua cosa come sta, sempre focalizzato su... Cioè, anche io andrei a analizzare questo, guarda, ti do questa cosetta così. Pensavo che non sarebbe mai finita. Qui c'è già un credo negativo, orrendo, che tu alberghi e non te ne sei accorta. Io non sto a pensare che col mio ragazzo finisce. Non sto nell'ansia che finisce, non sto nell'ansia che finisce perché già da 100-101 sì, potrei dispiacermi, però il mare è pieno di pesci, me ne vuol dire che quel cammino è finito con questa persona, arriverà un altro nella mia vita. Cioè, non vivo nella mancanza perché non manco di nulla, sono nella energia del maestro, non manco di nulla. Guardate, proprio come stanno venerdì, sabato, vabbè. Mi sono a un certo punto nella discussione, poi sempre post pranzo, mi sono un attimino alterata su delle cose su cui sto lavorando perché non si finisce mai di lavorare. E a un certo punto l'ha sentito candidamente dirmi questa frase:
Sei mai andato in perdita? Dimmi, Giada, sei mai andato in perdita? Sempre estremamente diretto il maestro. Sei mai andato in perdita, Giada? Sei mai andato in perdita? Il che mi ha un attimo lasciata interdetta, ok, destata al mio logorio di borbottio di parole. E la prima cosa del mio ego è venuto fuori a di. Ah! Pensi? Certo! In passato ho sofferto, sono stata maltrattata, l'ho bloccato subito, chiudi quella cazzo di bocca, chiudi quella cazzo di bocca, l'ho bloccato subito e sono rimasta nella energia del maestro a ponderare questa domanda. E onestamente, cioè, la me vera, l'anima mia, ha detto no, non sono mai andata in perdita, no. È sembrato che andassi in perdita quando ho subito quello che ho subito, ho visto quello che ho visto, mi è stato fatto quello che mi è stato fatto, ma ne ho poi guadagnato. Perché gli ultimi saranno i primi, nel senso che da tutta qua sofferenza l'ho saputa trasformare e lavorare, che adesso la guardo e ti dico, con quello che ho adesso, ho sofferto, ma quello che ho adesso, no che mi ha ripagato 100.000 volte, e è quello che il maestro cercava di far capire. Cercava di far capire? Cercava. Quindi io non sto mai nella mancanza, ho imparato a non sta mai nella mancanza, assolutamente. E se tu mi vieni a dire credevo che non sarebbe mai finita, ma perché stai focalizzata sul credevo non sarebbe mai finita? Perché stai albergando dentro di te qualche cosa che ti porta a dire guarda che pure con questo prima o poi finirà, guarda che pure con questo prima o poi scoppierà, guarda che le cose insomma, cioè. Che è una cosa tipica degli umani, a cui è stata inculcata proprio, penso, a qualsiasi ragazzino, ragazzina, che le cose belle non sono per sempre. Perché devi pensare che lui non avrebbe pensato mai? Io, cioè, non sto lì a pensare, ma il mio ragazzo mi lascia, non mi lascerà mai. Cioè, non, né in negativo né in positivo. Cioè, non penso. Vivo il qui e ora, quindi questo è un tipico atteggiamento dell'ego che ti fa pensare a quello che ti è successo ieri o quello che potrebbe succedere domani e non ti fa stare qua nel presente e non ti fa vivere qui nel presente, nel presente, qui nel presente. Farò un altro video perché questo è venuto lungo. Cioè, hai sentito bene, raga, sto video, quello che vi sto di. È normale che ti è scoppiato tutto. In questa piccola parte finale, che ti invito ad andare a rileggere, mia cara amica, c'è tutto un mare di credo negativi. Tu vivi nel passato facendo dei bagni energetici e li riporti nel tuo presente. Non sei presente nel tuo presente, stai vivendo. Quindi vivi. Oddio, non mi lascia come l'altri. Sono sicura che non mi lascerà mai. Non mi lascia come l'altro. Sei concentrata sulla mancanza. E che cazzo ti sei manifestata? Yes. Lui che. Goodbye. Vedete com'è subdolo? No, cioè, raga. È sotto i vostri occhi. Tutta la luce del sole, come diceva il maestro. Siete voi che proiettate ombre. O meglio, il vostro ego. Era soltanto sentivo che ero migliorata io dentro. No, sarei migliorata. Se sei migliorata dentro, non ti fai queste domande. Non vivi nel passato di quello che mi è successo, non confronti ieri e oggi. Che me se perché devo confrontare ieri e oggi quando so che oggi sono diversa? Perché devo confrontare Giada di ieri? So che Giada di ieri non sapeva le cose che sa oggi. Ma il vostro ego, così vi rende, così vi rende. E questo è. Ok? La lista della spesa, ma vado a fare la spesa, vado a fare. Perché ormai il mio corpo, come spiego nel corso dedicato al cibo, al cibo, all'energia nel modo giusto, corretto, non importa se siete magri, grassi o altro, cioè di alimentarvi, il vostro corpo poi impara. Più andate avanti nel lavorare su voi stessi, il vostro corpo subirà differentemente le vostre energie. Quindi ovviamente ho mangiucchiato un pochettino di più e il mio corpo è tipo adesso, cioè, che se penso alla Giada di no, una decina di anni fa che si ingozzava senza un domani non avevo un problema.
Non avevo un problema, cioè veramente, raga, potevo ingozzarmi. Questo è proprio l'ego, cioè non sentivo niente, non sentivo sensi di ansietà, non sentivo nausea, non sentivo neanche la voglia di detoxarmi, di disintossicarmi da tutta la merda che mangiavo. Nonostante vedessi i segni poi sul corpo, bolle o art, cioè no, raga, veramente. A bilancia che saliva impennata senza andomani. Invece adesso è subito. Che stai a fare? Poi manca di che ho mangiato chissà che. Io solamente faccio due pasti. Faccio una bella colazione, poi faccio il pranzo. E poi infine. Così mi ha regolato il corpo, no? Perché a cena solamente con uno yogurt o un po' una tazzetta, un po' di porridge. Così, e fine. E invece questi giorni, ovviamente, fra invidi e cazzi e mazzi, il mio corpo è attivo. E now? E ora? Però ovviamente ho imparato ad ascoltarlo e quindi collaboriamo, collaboriamo. Già, e ha suggerito già il menù per oggi, ha suggerito. Cosa che la giada di me 10 anni fa, col cazzo che l'avrebbe mangiato, anche 10 anni fa, andiamo indietro anche solo di 5 anni fa, col cazzo che l'avrebbe mangiato assolutamente. Avrebbe continuato a sfondarsi, perché ero un buco nero, perché ero totalmente soggiogata al mio ego. Ok, la prossima mail me la salvo. Me la salvo. C'è anche una cosa interessante, un'altra persona che io non me la ricordo. Vedete, qui chiudo. C'è un'altra mail che ho ricevuto, questa non gli ho neanche risposto ancora. Devo recuperare. Che mi ha scritto e mi ha detto. Le serve la consulenza, vabbè, non so se ti ricordi di me, sono la ragazza che qualche settimana fa ti aveva scritto raccontandoti della manifestazione del ragazzo perfetto che mi faceva sentire una principessa. Sì, me la ricordo, mi sa che ti ho fatto pure un video su questo, a cui avevi dedicato anche un video. Ah, sì, è vero, un video. Benissimo, no, sentite, raga. Benissimo, il mio ego ha distrutto tutto. A quel punto ho capito che quell'autostima che mi sembrava di aver raggiunto in realtà era solo momentanea. Sentite come si somigliano le mail, anche quella persona prima. Sentiva, l'ego vi dà una grande sicurezza, ma è una sicurezza, ahimè, purtroppo spesso e volentieri falsa. Per questo motivo sono convinta che evidentemente i miei credo errati non erano ancora stati tutti eliminati. Allora, c'è una cosa, c'è da dire, cioè non è che mi ha detto, ho scritto anche questo, cioè voi pensate, cioè, come ho detto prima, decenni sotto scacco al vostro ego con un paio di ascoltate dei miei corsi di salvare la vostra vita per sempre e di essere a posto. Questo è un errore in cui vi fa cadere spesso il vostro ego, cioè, o meglio, a suo favore, vi rende estremamente convinti. Purtroppo c'è un passaggio nel Vangelo che Paolo Maestro diceva che chi si sente superbo, cioè nel senso molto sicuro una cosa, sarà poi tirato giù. Cioè, perirà della sua stessa spada, della sua stessa superbia, ok? Perché dice: il mio ego ha distrutto tutto. Per questo motivo sono convinta che evidentemente i miei credo errati non erano stati ancora del tutto eliminati, ma solo nuovamente accantonati. E devo ammettere che nel corso autostima. Aspetta. No, sentite questa. No, aspettate. Ho ripreso immediatamente gli audio del corso d'autostima che mi avete mandato. Errore mio. Una volta manifestato quel ragazzo aveva accantonato. Non dovete farlo, cazzo! Cazzo! Cazzo, cazzone! Cazzissimo! Non dovete farlo! Questo è un errore che purtroppo fate in tanti. Le cose cominciano a andare bene e smollate. Smollate con i miei corsi, le meditazioni, la consulenza, lavora su voi stessi, vi sentite dire, già avete raggiunto la coscienza di Cristo dopo 2 secondi. Ma perché lo fate? Perché? Perché questo non è uno dei classici errori e ne ho fatto i video raccontandovi di questo, ahimè. Perché lo fate? Perché smollate? Perché? È il corso autostima! Ma che cazzo? Ma fate, ma io ci dico, ma fatevi valere anche i soldi che cazzo spendete? Ma almeno per un anno, anche troppo poco, un anno. Decenni che siete stati sotto scacco il vostro ego. Appena manifestato, appena vedete che cose migliorano, smollate. Adesso io vi dico una cosa: ma un contadino cazzo, appena vede che stanno a nascere due germoglietti, che fa? Smette di curare una cazzo di pianta, un cazzo di campo, non gli dà più acqua, fertilizzante, non gli dà più niente.
Ah, oh, mo' le cose stanno a nascere. Bella, sì, bella, zio. Ciao, non faccio più un cazzo. Continua nel tempo a prendersi cura di quell'orto, di quel cavolo di campo. Oh, cioè, continua. Questo vuoi fare e questo poi succede. Cioè, il maestro è stato chiaro su questo. Chi si innalza sentendosi sono arrivato. Ma arrivato di che? È arrivato il treno, è arrivato l'autobus, che è arrivato? Arrivato di che? Ecco quello che succede, vi esplode nelle cose. Da stella e stanno. No. Pensate che ne so, mo di una cazzata, un atleta. Ho mo vinto una medaglia, non faccio più un cazzo. Non mi alleno più. Perché ho ragione. No, te supereranno tutti, zio, zia, te supereranno. Pensate che anche una persona che va in palestra, sono un bodybuilder. Cazzo, sono una persona che va in palestra, spingi in palestra, no? Io vedo, cosa lo dico sempre, io vedo mio cognato è un grande amante, un bodybuilder, un grande amante, non di quelli grossi, però è un grande amante della palestra. Ci sono i momenti che perché va in vacanza, o perché magari sta male, o altro, un po' andiamo in palestra. Però non è che dopo dice, vabbè, o magari ha raggiunto il fisico che desidera, il peso che desidera, non è che poi dice, vabbè, regà, ho raggiunto il muscolo che voglio, adesso non faccio più un cazzo. No, va mantenuto. Va? Mantenuto, quindi devo andare in palestra. Capite? Cioè, voi non potete dire il mio ego ha distrutto tutto. Sai perché ha distrutto tutto? Perché ti è mancata disciplina mentale. Vi sentite tutti arrivati, tutti Gesù Cristo. Regà, questa è purtroppo una cosa che vi fa credere il vostro ego. Vi fa credere sto cazzo sceso in terra. Non siete sto cazzo sceso in terra. O ancora non lo siete. Non lo siete, non avete raggiunto la coscienza di Cristo. Fino a ieri stavate a mendicare come a cattoni. Per avere qualcosa nel vostro dite positivo, ora vi sentite Gesù Cristo. Ma ci sento io, porca mignà. Cioè, siete arrivati voi a smollare. Ma questo è quello che facevo pure io. Oh, appena le cose cominciano a andare bene, basta, roba non mi serve più. Non mi serve più nada. E poi scoppiava tutto. Peggio di prima, eh. Oh, free. Peggio di prima. Per questo motivo sono convinta che evidentemente i miei credo errati non erano stati ancora tutti eliminati. Beh, dopo 2 secondi non si può dire. Dopo 2 secondi non si può dire. Dopo 2 secondi non si può dire. Ho ripreso immediatamente i corsi del. La cosa bella è che poi, ringraziando Dio, siete almeno nella vostra presenza di accorgervi che ho fatto un errorino. Un errore mio, una volta che ho manifestato un ragazzo, avevo accantonato. Cioè, io non vi dico che 10 persone su 10 fanno. La maggior parte di quelli che tornano da me, dopo che hanno acquistato il corso, la consulenza, è per dirmi: ho smollato. È successo questo. Cazzo di smolli, bro. Cazzo di smolli, te lo dico veramente, ma che vi smollate? Cioè, è la pretesa che vi chiede, cioè il vostro ego ve lo fa. Il vostro ego cercherà di utilizzarvi sempre a suo favore, ok? Quindi dirà, sta tranquilla zia, zio, è tutto a posto. Hai visto adesso tutto bellissimo, tratta come una principessa, stupenda. Non c'è più bisogno di niente questo, non ti disciplinare più. Ma che ti serve disciplinare? Ormai hai raggiunto. Che avete raggiunto? Illuminazione, cazzo avete raggiunto? Nirvana, fatemelo sapere, scrivetemelo che avete raggiunto, e poi sapete pure io che avete raggiunto. Lo sai che avete raggiunto, raga? Come un orgasmo, fulmineo, e poi ricascate giù, quello, avete raggiunto quello che vi dà la droga, ah, un attimo e poi ricascate giù, cioè quello avete raggiunto. Ok? Io mi dispiaccio quando ricevo queste mail, mi dispiaccio, raga. Mi dispiace perché dopo dovete ricominciare da capo. E dovete ricominciare con quest'altra croce sulle spalle. Però questo vi servirà la prossima volta quando penserete: ah, le cose stanno andando bene adesso. Ma sì, smolle, no, dai. Cioè, vi ricorderete che. Ah! L'ho già fatta sta stronzata! No? Almeno impara l'arte e mettete da parte, almeno fa un'esperienza. Te segna e tu lo ricordi da cinquina che ti sei presa in faccia dopo che purtroppo hai smollato. Non dovete smollare. Ma chi, ma poi, ma che se io dico? Ma non dovete smollare per tutta sta vita! Ma che cazzo vi smollate? Ma manco io smollo. Non dovete smollare. Il vostro è 24H, non muore, non schiatta, non va altrove, non fa le valigie, non si va a fare una vacanza, non va a fare un culo. Cioè, che smollate, bro? Che ti sei svegliato 2 secondi fa? Si sta, ti sei svegliato 2 secondi fa? Che smolli? Che smolli?
Ora ce lo sai, ripiamo i precocci in mano e ricominciamo da capo. Facciamo un'ora d'energia. Voglio fare una piccola aggiunta che mi è successa adesso, tipo un'oretta fa, sono uscita a fare la spesa. Allora, su quanto è importante, il vostro ego è sempre lì in agguato, e non importa quanto siete evoluti spiritualmente, è sempre lì, finché fate l'esperienza terrena, è lì. Mi stavo vestendo, o meglio, mi stavo infilando il cappotto, passo davanti allo specchio e sento il mio ego dire: ma sentesi brutta? Mi giro, c'è cioè proprio quello schiaffo, e dico: con chi cazzo stai parlando? Con chi cazzo stai parlando? No? Un po' quel film che era Robert De Niro. Sta parlando con me? Sta parlando con me? Ho detto: cioè, di là tua sorella, zio. Cioè, e lì ho finito. Ok, quindi cosa ho fatto? Non ho lasciato, non ho spiralato, cioè, ho subito: cazzo hai detto, bra? Cioè, no? Mi sono disconosciuta, disconosciuta da quello che il mio ego mi stava dicendo. Ok? Evidentemente ha fame, povero figlio, lo tengo sempre stecchetto, lo posso capire. Esco, dopo 5 minuti, giuro, non sto mentendo, cioè, non sto mentendo assolutamente. Passa un ragazzo e mi fa: Madonna quanto sei bella. Così, boom, fine, passa, cioè, avvicina a me, mi guarda e mi fa: Madonna quanto sei bella. E stavo, cioè, stavo vestita così, col maglioncino della nonna, struccata, quindi niente di appariscente che potesse attrarre, cioè, no, niente. Il vostro 3D è il riflesso di quello che succede dentro di voi. Così. Ora, se non avessi frenato il mio ego, sarei spirata da giù e probabilmente avrei manifestato quel ragazzo, yes, che mi avrebbe detto: ACS, ACS, cioè sicuramente avrei manifestato quella versione di quel ragazzo che mi avrebbe detto ACS, avrei manifestato quella realtà con la versione che io avevo creduto, se avessi dato retta al mio ego. Ma qui, sotto questo tetto, comando io. E infatti mi sono manifestata la versione di quello che io credo. Fine. 5 minuti. Adoro quando c'è subito il riscontro tra... E non me lo aspettavo niente, perché per me è dato per scontato, non ho bisogno di tizio o tizia che mi venga a dire sei bella, per me è scontato. Quindi quando vedo questo dico grazie, perché è il riflesso, è per me un check della mia realtà, di come io mi correggo, di come io mi gestisco, di come io mi disciplino. Easy peasy.